Pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, è una gioia ritrovarci per commemorare una data importante per tutti noi e per tutti i devoti di Sant'Umile, l'anniversario della canonizzazione, il 19 maggio del 2002, quando Giovanni Paolo II, ecco, proclamò per tutta la Chiesa universale Umile da Bisignano santo. Ecco, un santo come modello. Umile da Bisignano è diventato modello di vita evangelica per tutti i credenti del mondo e del tempo, quindi ecco, un dono meraviglioso. Saluto e ringrazio per la presenza tutti voi, le autorità, ecco, civili e militari, l'amministrazione comunale, i confratelli sacerdoti, ecco, ognuno di voi che è venuto qui per lodare e ringraziare il Signore. Ci prepariamo a vivere il momento più alto della comunione con Dio, che è la celebrazione eucaristica, e chiediamo all'inizio di questa Santa Messa il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà.
preghiamo. Signore, che guardi sempre l'umiltà dei tuoi servi, fa che il dono dell'umiltà che hai concesso a Sant'Umile, che veneriamo come nostro intercessore, ci conceda la forza e il coraggio, perché sul suo esempio diventiamo testimoni autentici del tuo Vangelo. Tu sei Dio e vive e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Per chi è all'impiedi, potete anche sedervi lì tra i banchi del quartiere di San Pietro, non ci sono problemi. Dal libro del Siracide. Figlio, nella tua attività sii modesto, sarai amato dall'uomo gradito a Dio. Quanto più sei grande, tanto più umiliati, così troverai grazia davanti al Signore. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. Non cercare le cose troppo difficili per te, non indagare le cose per te troppo grandi. Bada a quello che ti è stato comandato, poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose. Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità, poiché ti è stato mostrato più di quanto comprende un'intelligenza umana. Molti ha fatto smarrire la loro presunzione, una misera illusione ha fuorviato i loro pensieri. Parola di Dio. Gli umili di cuore saranno beati. Signore, non si ingorgisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Gli umili di cuore saranno beati. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Gli umili di cuore saranno beati. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gli umili di cuore saranno beati. Alleluia.